Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati con i pronostici della seconda giornata di Serie A. Intanto ragazzi, questo video uscirà domani mattina, io lo sto registrando di sera, ma uscirà domani mattina anche perché sono praticamente le 10, non se lo cagherebbe nessuno. E quindi lo pubblicherò domani mattina, quindi ragazzi, auguro una buona giornata a tutti quelli che faranno qualcosa, anche se non farete nulla, va bene lo stesso. Ragazzi, per chi si è lamentato nei video del Napoli, che qui non c'è lo stemma del Napoli, vi prometto che quando farò, penso verso la sera, il pronostico dell'Inter, cioè scusate, no, il pronostico, il post partita dell'Inter, ci sarà già lo stemma del Napoli. Non dico domani quando giocherà il Napoli perché il Napoli gioca alle 3, io non sono a casa prima delle 3 e quindi non potrò farlo, però entro la sera troverete lo stemma qui del Napoli. Comunque ragazzi, allora partiamo con questi pronostici, non perdiamoci in chiacchiere, però come sempre vi ricordo di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, attivando la campanellina così rimanete sempre aggiornati su tutti i miei contenuti, perché ho visto che la maggior parte delle persone che guardano i miei video non sono iscritte al canale, quindi dai, scacciate questo bollicione. Allora ragazzi, prima partita della dodicesima giornata di Serie A, abbiamo ragazzi Napoli-Sassuolo. Napoli che comunque sappiamo benissimo sta giocando sia in campionato sia in Champions, veramente una squadra, penso una delle in forma in Europa, una delle più in forma in Europa, e giocano in casa, questo è ancora un fattore in più, però comunque giocano contro il Sassuolo che comunque bisogna dire diciamo, sta facendo la sua stagione nella media, nono posto, però ragazzi secondo me sarà una partita tirata, non sarà una partita tipo da 3-0 per il Napoli, però secondo me alla fine ragazzi i 3 punti il Napoli se li porterà comunque a casa. Partita delle 6, Lecce-Juventus. Questa è una partita un po' più bruttina, nel senso che comunque ragazzi diremmo tutti e vabbè dai, la Juventus e tutto il resto, nonostante per adesso non sia in una forma brillantissima. C'è questa incognita ragazzi che bisogna vedere il modo in cui rientreranno in campionato dopo la brutta batosta in Champions League, sia dal punto di vista comunque perché hai perso una partita contro il Benfica e ancora di più perché sei uscita matematicamente dalla Champions League, ancora te la puoi giocare per l'Europa League col Maccabi, tutto quello che vuoi, però comunque dalla Champions sei uscito. Però ragazzi, nonostante, ripeto, è un'incognita il fatto comunque che la Juve non si sa come entrerà in campo, se avrà avuto un calo mentale dovuto all'eliminazione dalla Champions League, nonostante questo io dico che secondo me la Juventus alla fine fuori casa con Lecce i 3 punti se li porterà. Ultima partita di sabato di questa dodicesima giornata di campionato è Inter-Sampdoria. Ragazzi, noi siamo ben messi dal punto di vista mentale perché arriviamo da una qualificazione in Champions, da una vittoria schiacciante contro il Viktoria Plzen. Vedo un bel gioco da parte della squadra, gli attaccanti che si muovono bene, il centrocampo idem, la difesa che spero non faccia cagate. L'abbiamo fatta contro la Fiorentina. Spero di non rivederle contro la Sampdoria. Sampdoria che comunque sappiamo benissimo in che periodo è. Se non mi sbaglio, l'altro giorno però è riuscita a fare la prima vittoria in campionato. Però secondo me, ragazzi, riusciremo a portarci questi 3 punti a casa, o almeno lo spero. Partita di domenica. Prima partita, 12 e mezza, Empoli-Atalanta. Secondo me, ragazzi, qui c'è poco da dire. Nonostante l'Empoli è una squadra molto scorbutica e molto rognosa per tutte, soprattutto dentro casa, secondo me ragazzi l'Atalanta alla fine i 3 punti a casa se li porta. Empoli 12esimo, Atalanta in questo momento è quarta in classifica, quindi secondo me ragazzi l'Atalanta tutta la vita si porterà questi 3 punti a casa, anche se onestamente non escluderei anche un pareggio, però onestamente l'Atalanta secondo me è più attrezzata. Partita delle 3, Spezia-Fiorentina. Questa è un po' complicata perché comunque sembra una partita abbastanza scontata, ma non lo è. Anzi, Spezia 16esimo, 9 punti. Fiorentina 15esima, 10 punti. Secondo me, ragazzi, questa è una partita da prendere con le pinze. Perché voi penserete, ma la Fiorentina, ok, che è forte, ok, va bene. Però, secondo me, ragazzi, qui per lo Spezia in casa anche un pareggino ci potrebbe uscire. Onestamente, non riesco a vedere la vittoria dello Spezia perché, nonostante la Fiorentina non sia in formissima. Dire che la Fiorentina vada a perdere 3 punti mi sembra un po' troppo, quindi io dico vittoria della Fiorentina, però secondo me un pareggino ci può uscire. Sempre a partire dalle 3, Cremonese-Udinese. Udinese che comunque nonostante abbia rallentato un pochino nelle ultime giornate, comunque per adesso sta facendo un'ottima stagione. Sta
Sesta in classifica, 21 punti. Cremonese che invece è ultima in classifica, secondo me, ragazzi. Nonostante l'Udinese in queste ultime giornate ha perso un pochino di colpi, però ripeto, sempre una stagione per adesso, un campionato ottimo. Si porterà questi 3 punti a casa. Andiamo avanti, partita invece delle 6, la penultima di questa di domenica. Lazio Salernitana, io qua dico uno fisso, vittoria della Lazio, nonostante la Salernitana stia facendo un ottimo campionato ed è già per la precisione a più 7 punti dalla zona di retrocessione, che comunque ragazzi, io penso che 7 punti la Salernitana non l'aveva neanche fatti nel girone d'andata l'anno scorso. Veramente, ma non sto scherzando. Quest'anno che invece sta facendo veramente una stagione incredibile, incredibile. Però secondo me la Lazio la vedo messa meglio. Secondo me questi 3 punti a casa se li porterà comunque. Ultima partita invece di domenica, del numero un quarto, Torino-Milan. Partita secondo me anche questa da prendere con le pinze. Potrebbe essere una partita abbastanza rognosa e comunque piena di insidie dietro l'angolo. Torino che comunque sta facendo anche lei la propria stagione, decimo posto, 14 punti. Secondo me ragazzi qui non dico che il Torino possa vincere perché vedo sempre favorito il Milan, ma anche qui secondo me un pareggino così pazzo ci potrebbe uscire. Non lo so. Ultime due partite di questa 12ª giornata, la prima che si giocherà lunedì alle 6:30 con Verona-Roma. Roma che comunque ha un po' rischiato in Europa League, alla fine ha vinto 2-1 contro non mi ricordo che squadra, forse l'Helsinki, non mi ricordo, non vorrei dire qualche cavolata. Però comunque ha vinto 2-1 se non mi sbaglio con doppietta di Abraham, grandissimo Abraham che non mi segni in campionato e mi segni in Champions League, ti amo da morire. Ripeto, però questo Verona sappiamo che quest'anno sta molto 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 deludendo le aspettative, penultimo posto in classifica con 5 punti, quindi in questo momento sarebbero retrocessi. E nonostante la Roma, secondo me, faticherà tantissimo in questa partita, perché secondo me sarà una partita veramente da faticare. Secondo me vincerà con un gol di scarto, tipo 0-1 barra 1-2. Mi sento questo risultato. Ultima partita di questa 12ª giornata, Monza-Bologna. Questa è una partita un po' più complicata da pronosticare, anche perché sono entrambe al 13esimo barra 14esimo posto a pari punti. Quindi a 10 punti entrambe. Partita molto 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 complicata, però secondo me il Monza, a differenza del Bologna che magari è stata sempre un po' più costante, non ha fatto quei risultati incredibili, ma è stata più costante, però il Monza nell'ultimo periodo ha ingranato la marcia, ha fatto tipo 3 vittorie nelle ultime 5 partite, una cosa del genere, quindi veramente 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 molto molto buono. E dico che secondo me il Monza si porterà questi 3 punti a casa, però non escludo un pareggio del Bologna. Onestamente però il 2 del Bologna mi sembra un po' too much. Uno del Monza al massimo 1x, quindi massimo pareggio, ma niente di più. Questi, ragazzi, sono i miei pronostici della 12ª giornata. Mi dispiace che non sono usciti ieri, però, ragazzi, non sono stato tutto il giorno a casa. Infatti, sono stanco morto. Però, ho voluto registrare il video per portarvi i pronostici. Fatemi sapere qui sotto i vostri pronostici, perché comunque vi ricordo che questa è una serie interattiva. Quindi, ripeto, è giusto che partecipate anche voi. Come sempre, come ho già detto all'inizio del video, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace, attivate la campanellina e ci vediamo domani con il post partita di Napoli-Sassuolo.